cara. Ovviamente ci segue. Dio po'. Comunque, bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo nuovamente in zona industriale. Ci sarà Scanzi, il nostro boss. Beh, niente, adesso andiamo in zona industriale. Ci vediamo là, ciao. Arrivato lo Scanzi nazionale con il signore qua. Il signore, la signora denominata moto anche. Spiegaci un po' il tuo mezzo. Allora, è un 1,125 m, 4 tempi ad iniezione, giustamente perché è dell'anno 2021. E, ha i fari. Wow! Le frecce. E sì, la frizione. Wow, no vabbè. No vabbè, signori. No, dai, non è come lo scooter. È un'altra roba, va al doppio, ovviamente, vabbè, sui 15 cavalli. Devo fare un po' di modifiche, pensavo di metterci sotto il blocco 200. E la madonna! E con iniettore del CRF 2,5 e lo scarico del 2,5, non so quale bene, però... Per il resto è nuovo, me l'hanno portata prima, un paio di ore fa. Dopo che ho fatto un incidente, zio... Crash! E niente, faccio un piccolo sound check veloce. Magica sta moto. Se la dovete prendere una buonissima moto, prendete l'enduro, non motard, mi raccomando, anche se motard ti è. Sì, ma il motard è un po' più figo. Uno i cerchioni che sono brutti. E due con i rapporti corti va. Cioè va un po' di più. La mia fa i 96. Però ci mette poco. La mia invece è arrivata ai 130. È già porca. In un'ora. No, beh. È buona, niente, sono contento. Vabbè. Se Zambo mi chiederà di venire con l'Aerox per fare un altro video, ci vanno volentieri così. Giusto perché quello lo sa impennare meglio di questo. Esatto, qua era me, sono stortissimo. Vabbè, impari anche tu insieme a me. Vabbè, certo. Vabbè, andiamo, let's go. Eccoci. Qua c'è il beta, qua c'è il mostro di ciattola. E andremo a levare il DB Killer. La cringe proprio. Dai, vabbè, fai due tagli, ci sta. Pinzette! DB Killer! Beh, non troppo, che cringe però. Perché poi veramente diventa tutto bianco e nero. Prima fatta. Dove cazzo è finita l'altra? La trovi? Dove cazzo è? Fanculo, Simma Mort. A Simma Mort, che cazzo ho detto? A Chitta Morta. Va che pisellone! No! Bianco e nero. Guardate che buco che c'è qua. Peggio dell'FMF, cazzo. Beh, l'FMF, insomma, un'altra roba. Passa. Probabilmente lo zambo non ve l'ha detto, ma ha cambiato il parafangume. Molto bello, molto carino. Non l'ho detto veramente questa parte, me la sono scordata. Frecce nuove, tra l'altro, minuscole, cioè
E sono omologate, ragazzi, sono omologate, questa roba è... Vabbè, andiamo! Eccoci qui sulla bestia mentre lui se la pinna. Direi che adesso è calda. Anche oggi, come la scorsa volta, abbiamo la seconda inquadratura. E niente, adesso ci mettiamo a fare un po' di avanti e indietro. Oggi provo ad esagerare. Oggi voglio riuscire a fare più o meno come faceva lui con l'Irox. Partenzino! Partenza! 3, 2! Qua sono venuti i Grand Ganser anche. Infatti vedete tutte le strisce nuove. Adesso ovviamente è passata, come ho detto la settimana scorsa, è passata una settimana e quindi ci dobbiamo riabituare un attimo. Cioè, mi devo riabituare. Lui non va su quella moto da un botto di tempo. Porca troia. Fa paurissima sul ginocchio. Sei down, è diverso. Vento del gas. Devo smetterla di urlare per ogni impennata. Oh! Ti si vedevano le mutande. Vabbè. Su, ah, bravo, è bravo, raga, è bravo. Che bordello fa senza B-Killer? Non è un bordello, cioè Zocan che... Ma sentilo, cioè fa casino proprio. Cioè fa casino. Basta. Fa male il polso. Fa male il polso. Sì. Questo è Scanzi che fa il test ride di questa bellissima moto. E intanto non mi brucio perché sono fatto di amido di mais.
E niente, e la cosa più caratteristica di questa moto, di questo veicolo, è il portachiavi della GT Lab, della GT Lab, perché cioè, adesso che ci voglio fare il video di quella lì, la provo, quindi ho bisogno di quella. Fra? Tanto adesso io mi censurerò la faccia. Anche se andate su Instagram mi vedete in faccia quindi. Anche perché ti ho filmato da qua, quindi. Ah. Va bene, proviamola. Cazzo! Parte da sola. Sembra tipo la mia PlayStation 4. Andiamo! Bella, bella, orco 2! Ci sta! Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta! Allora, stiamo tornando a casa mia perché ho dimenticato la batteria della GoPro ed è... Sto parlando alla telecamera. Ah, stai filmando. Sto dicendo che sono stupido. Ah. E ho dimenticato di prendere le batterie e quindi niente, stiamo tornando a casa mia a prenderle. Vabbè, ci becchiamo dopo a campo. Allora, proviamo questo beta. 124 tempi. L'ho appena sistemato, quindi cerchiamo di non riromperlo. Oh, ci sta. È molto rigido rispetto al mio, è molto più morbido. Poi vabbè, devo ricordarmi con le tassellate, quindi non piegare. Io qua con la mia vado giù proprio. Bello. Allora, essendo cross ha i rapporti molto corti e allora non è che raggiunge velocità elevate, però si impenna sia in prima che in seconda e lui se la pinna da far schifo. Io mi rimangio tutto, non voglio provare a impennare con questa perché uno è il freno che è tipo estra in fondo e quindi anche no. YZ be like. Porca troia. Eccoci tornati a Camporengo e adesso niente, rimetto giù la seconda telecamera e che sarebbe il telefono in realtà, però va bene. E ricominciamo, si è aggiunto un altro gruppo come avete visto e quindi niente, adesso metto giù la seconda telecamera e ripartiamo. Eccoci tornati a Camporengo, abbiamo 20 minuti. Sono riuscito a farne un... Eccolo, eccoli! Eccoli! Allora, ne ho fatta una che era bellissima.
capito il movimento. Gay! Come fare? Il movimento. In pratica devo partire un po', frenandomi rallento e mi riporta. Guarda questa. Cioè provo, adesso verrà di merda sicuro. Faceva cagare, ma il movimento è quello. Sì. Cioè con questo movimento sono arrivato a un bel punto io. Devo stare attento all'orario però. Se no mi incu... Bravo! Dai! A cazzo duro! Grande! Ma che ero così, minchia! Ho visto! Come al solito, ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi. Guarda che vi vedo che non siete iscritti, quindi a me, a voi non costa niente, a me comunque fa piacere e capisco se vi piacciono questi video se, o finire qua di farli, perché comunque portano via ore di tempo ad editarli, quindi direi che un like e l'iscrizione me la merito, dai. E quindi niente, adesso torno a casa e vado a lavoro, perché sì sì, bisogna, se no il c***o che arriverà quest'inverno come lo pago con questi soldi. Quindi niente, bella.